Cari spettatori, siamo felici di darvi il benvenuto sul nostro canale oggi. Se siete qui per la prima volta, vi invitiamo calorosamente a iscrivervi al nostro canale per restare aggiornati sulle nostre ultime pubblicazioni e per sostenere il nostro lavoro. Il nostro canale è dedicato a fornirvi contenuti interessanti, informativi e divertenti, e il vostro supporto è fondamentale per mantenerlo vivo. Iscrivendovi, potrete facilmente accedere ai nostri video futuri e contribuire a far crescere la nostra comunità. Inoltre, se già ci seguite da un po', vi ringraziamo di cuore per il vostro continuo supporto. Speriamo che i nostri contenuti vi siano stati utili e divertenti. Vi incoraggiamo a condividere i nostri video con amici e familiari che potrebbero trovarli interessanti. Insomma, se desiderate vedere più contenuti di qualità e sostenere il nostro canale, non dimenticatevi di iscrivervi, mettere un mi piace ai nostri video e attivare le notifiche per non perdervi neanche un aggiornamento. Grazie mille per essere qui con noi, e ora, gustatevi il video! C'era una volta un giovane monaco zen di nome Hiroshi. Viveva in un antico monastero situato tra le maestose montagne del Giappone. Hiroshi era noto in tutto il monastero per la sua profonda saggezza e la sua straordinaria capacità di superare le sfide della vita. Un giorno, un giovane monaco novizio si avvicinò a Hiroshi con uno sguardo di preoccupazione nei suoi occhi. Disse, Hiroshi, ho sentito dire che hai compiuto imprese straordinarie e hai superato sfide impossibili. Vorrei imparare da te come si fa. Hiroshi sorrise e rispose, niente è impossibile a chi ci crede. La tua fiducia in te stesso è la tua arma più potente. Credi in te stesso e potrai superare qualsiasi sfida. Il giovane novizio era confuso. Ma come faccio a credere in me stesso quando ho così tante paure e incertezze? Hiroshi invitò il giovane novizio a seguirlo lungo un sentiero che portava alla cima di una montagna. Durante la camminata, Hiroshi cominciò a raccontare una storia. C'era una volta un uccello piccolo e fragile che viveva in un nido in cima a un albero. Questo uccello voleva imparare a volare, ma aveva paura di cadere e farsi male. Guardava gli altri uccelli nel cielo con ammirazione e invidia, desiderando di essere come loro. Un giorno, l'uccello decise di provare. Spiegò le sue piccole ali e prese il coraggio di saltare dal nido. Inizialmente, cadde a terra e si fece male. Ma non si diede per vinto. Si rialzò e tentò di nuovo. E ancora. E ancora. Ogni volta che cadeva, si rialzava e provava di nuovo. Dopo molti tentativi, l'uccello riuscì finalmente a librarsi nell'aria. Era libero di volare ovunque volesse. La sua fiducia in se stesso aveva superato la sua paura di cadere. Hiroshi si fermò e guardò il giovane novizio. La chiave, caro amico, è la perseveranza. Non importa quante volte cadiamo o quanto sembri impossibile, dobbiamo continuare a credere in noi stessi e provare ancora e ancora. Solo allora potremo superare qualsiasi sfida. Il giovane novizio rifletté su queste parole mentre guardava il cielo aperto dalla cima della montagna. Capì che la fiducia in se stesso era la chiave per affrontare qualsiasi sfida nella vita. Da quel giorno in poi, cominciò a credere in se stesso e ad affrontare le sfide con coraggio e determinazione, seguendo l'esempio di Hiroshi. E così, nel tranquillo monastero tra le montagne, la saggezza di Hiroshi continuò a illuminare il cammino di coloro che cercavano la forza interiore per superare ogni ostacolo, dimostrando che niente è impossibile per chi crede in se stesso. Le parole di Hiroshi fecero eco tra i corridoi del monastero, ispirando i monaci e le monache a coltivare la loro fiducia in se stessi. Ogni giorno, nelle loro meditazioni e pratiche, riflettevano sulla storia dell'uccello e sulla lezione che essa portava con sé. Con il passare del tempo, il monastero divenne un luogo in cui la fiducia in se stessi e la perseveranza erano insegnate e praticate in modo profondo. I monaci e le monache impararono a superare le loro paure e a affrontare le sfide con coraggio, sapendo che ogni caduta era solo un passo verso il successo. Hiroshi continuò a essere una guida amorevole per tutti, condividendo saggezza e gentilezza con chiunque ne avesse bisogno.
La sua presenza tranquilla e la sua fiducia contagiosa nella possibilità di superare qualsiasi ostacolo continuarono a ispirare tutti coloro che lo incontravano. Un giorno, un visitatore giunse al monastero in cerca di consiglio. Era un uomo che aveva affrontato molte difficoltà nella vita e sentiva di aver perso la sua fiducia in se stesso. Si sedette con Hiroshi e condivise la sua storia. Hiroshi ascoltò attentamente e poi disse: «Niente è impossibile a chi ci crede. La tua fiducia in te stesso è la tua arma più potente. Credi in te stesso e potrai superare qualsiasi sfida». L'uomo si sentì ispirato dalle parole di Hiroshi e decise di rimanere nel monastero per un po' di tempo, imparando dalle lezioni di fiducia e perseveranza insegnate lì. Con il passare dei giorni, iniziò a ritrovare la sua fiducia in se stesso e a vedere la luce alla fine del tunnel. Alla fine del suo soggiorno, l'uomo si congedò da Hiroshi e dai monaci con un sorriso radiante. Aveva imparato che la fiducia in se stessi era una risorsa preziosa, e ora sapeva che poteva superare qualsiasi sfida che la vita gli avesse posto davanti. Nel monastero tra le montagne, la lezione di Hiroshi continuò a diffondersi come il vento fresco tra gli alberi. I monaci e le monache continuarono a credere in se stessi e a superare le sfide della vita con coraggio e determinazione, dimostrando che niente è impossibile a chi ci crede. E Hiroshi, con il suo sorriso sereno, continuò a essere una fonte di ispirazione per tutti coloro che cercavano la via della fiducia in se stessi. Carissimi amici, speriamo che il nostro video vi sia piaciuto e che abbiate trovato ispirazione nel racconto di Hiroshi. Se avete apprezzato il contenuto e volete sostenere il nostro canale, vi chiediamo gentilmente di fare tre cose importanti. Innanzitutto, iscrivetevi al nostro canale se non lo avete già fatto. L'iscrizione vi permetterà di rimanere sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni future e di far parte della nostra comunità. Secondo, lasciate un mi piace a questo video se avete trovato valore nelle parole e nei contenuti condivisi. Il vostro supporto è il motore che ci spinge a creare sempre più contenuti di qualità per voi. Infine, condividete questo video con i vostri amici, familiari e con chiunque pensiate possa trarre beneficio o ispirazione da ciò che abbiamo condiviso oggi. La condivisione è un gesto straordinario che ci aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più persone. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno già sostenuto il nostro canale e a coloro che lo faranno. Insieme, possiamo diffondere la saggezza di Hiroshi e ispirare più persone a credere in se stesse e a superare ogni sfida. Vi ringraziamo per essere parte della nostra comunità e non vediamo l'ora di condividere ancora più storie e contenuti con voi. A presto!